Papadopoulos applica il turnover e schiera davanti al portiere Agliardi un 4-3-2-1 con Godeas punta supportato da Brienze Di Michele. Centrocampo affidato a Barone, Codré e Mutarelli, difesa con Zaccardo e Accardi esterni, Barzagli e Terlizzi centrali. L'Udinese di Dominissini e Sensini sceglie il 4-4-2, Barreto e Rossini punte, Di Natale e Quinta sono in panchina, Vidigal, Baronio, Muntari e Candelà centrocampo, difesa con Bertotto, Natali, Zapata e Pieri davanti a Morgan De Santis. Lo scorso anno qui a Renzo Barbera finì 5-1 per l'Udinese, Davide Di Michele giocava coi frulani e segnò una tripletta. L'Udinese però in campionato non vince dal 21 dicembre quando fu 2-1 con la Sampdoria. Anche a Palermo il vento non aiuta i piedi buoni, la partenza è tutta dei padroni di casa e fra questi il più attivo, probabilmente anche il più motivato, è Di Michele che fa gran movimento. Tira, cerca la conclusione e poi al decimo non sa approfittare di un ottimo assist di Godeas. Al 19° non è tempestivo nell'uscita De Santis che rischia non poco sul colpo di testa di Barzagli. Poi c'è un fallo di Barone su Bertotto. Il Palermo non ha difficoltà a penetrare ed invadere l'area frulana. Semmai pecca molto nel trovare lo specchio della porta. Nel finale del primo tempo le cose migliori. Alla mezz'ora di Michele un calcio di punizione che coglie il palo alla destra di De Santis. Poi al 37° per l'Udinese Barreto recupera un pallone dopo lo svarione di Terlizzi, si presenta davanti ad Agliardi che sa opporsi davvero bene. Poi il tiro di Muntari neutralizzato. Al 39° grande fair play di Mutarelli che confessa a Farina non trattarsi di calcio d'angolo. Ultimo brivido al Barbera quando Rossini va a botta sicura, Agliardi è superato ma sulla linea salva Terlizzi. La ripresa vede in campo Caracciolo del Palermo subentrato a Godeas e Iaquinta al posto di Rossini nell'Udinese. All'ottavo c'è un calcio di punizione per il Palermo da una ventina di metri, sulla palla va Davide Di Michele e stavolta è perizia balistica e gol del vantaggio dei rosanero. Grande la prova del bomber che era secco da 8 turni, aveva segnato la prima di ritorno doppietta col Parma. Al 17° entra in campo Giovanni Tedesco per Brienza, il tempo di piazzarsi sul calcio di punizione di Codrea. Gran cross spizzata di Mutarelli e il nuovo entrato va a inzuccare di testa per il 2-0. È proprio il caso di dire che per vedere un Tedesco felice bisogna venire a Palermo. Tutto in salita per l'Udinese che ci prova con Di Natale al 33°, lanciato nella mischia da Dominissini, ma non ha esito l'azione del friulano. Poi il Palermo ha più di un'opportunità per arrotondare il bottino, ma Barone è troppo egoista e cerca la porta anziché passare a Caracciolo. Agliardi strappa applausi al 44° sul colpo di testa di Muntari. Le squadre arrivano nel finale stanchissime, finisce 2-0 per il Palermo che torna a vincere con l'Udinese dopo 14 anni dall'ultimo successo e stavolta con pieno merito.